Buongiorno a tutte ragazze, oggi è il 19 di dicembre, il mio compleanno tra le altre cose. Trovate un mascara della Zao Makeup, è un mascara all'aloe vera, nella casella 19 naturalmente, è una formula leggera come una piuma, ideale per l'uso quotidiano. Ha un'ottima tenuta e colore intenso, è facilmente ricaricabile. Ed è vegan, adesso vediamo un po' cosa. Nel sito vedo che quando lo comprate ve lo danno con una specie di sacchettino dove conservarlo. È una full size, costa 22,89 euro, quindi costa parecchio per un mascara. È disponibile sia nero che dark brown, quindi marrone scuro. Sul sito di Ecoverde dice che il mascara all'aloe vera di Zao garantisce una buona tenuta, colore intenso e sensazione piacevole. Il prodotto è progettato per l'uso sulla lunghezza delle ciglia, l'esclusiva formulazione e lo speciale scovolino consentono una facile applicazione. Il mascara è al 100% naturale, ricco di aloe vera biologica che consente un uso quotidiano anche nel caso di occhi sensibili. Questo mascara è un prodotto ecologico, infatti ricaricabile con le ricariche corrispondenti di Zao. Cosa molto strana, non ho mai sentito che ci possa essere una ricarica per un mascara. Per prima cosa applicare il mascara sulle ciglia superiori tenendo il pennellino orizzontale e iniziando il più vicino possibile alle radici delle ciglia. Ripetere le applicazioni con movimenti zigzag dal basso verso l'alto mentre lo sguardo deve essere rivolto verso il basso. Prestare attenzione anche alla parte esterna delle ciglia e prendere l'occhio più grande al centro per un look più aperto. Ma solitamente nelle ciglia esterne si dà per aprire l'occhio, poi non so, ognuno ci avrà le sue idee. Per un look più sofisticato, picchiettare delicatamente le ciglia inferiori con lo scovolino, facendo attenzione a non sovraccaricare troppo il prodotto. Un mascara è il prodotto della tua trousse, un tocco è sufficiente per enfatizzare la zona degli occhi. Pertanto, alcune cose sono importanti per un trucco facile e veloce: assicurarsi di aprire delicatamente il mascara con un solo movimento, evitare il cosiddetto pompaggio e l'immersione ripetuta nello spazzolino. Questo penso che dipenda dal fatto che si fa entrare troppo aria. Prima dell'applicazione, ricordarsi di fare attenzione con il pennellino che non abbia assorbito troppo mascara. Se questo è il caso, muovere l'eccesso con un cosmetico o un fazzoletto e non sui bordi della confezione. Io lo faccio sempre sui bordi della confezione. Una volta applicato è possibile trovare piccole particelle di mascara sulla pelle. Attendere qualche secondo e lasciarle asciugare, quindi utilizzare un batuffo di cotone per rimuoverli facilmente senza strofinare. No, spero proprio di no, che non ti vada il mascara alla fine in giro per la faccia, perché cioè, sarebbe proprio una roba, cioè, impossibile. Cioè, ti devo rovinarmi il mio contorno occhi tutto con le occhiaie che le copro con una roba super strong, poi devo andarmi a pulire perché mi sporco, ma anche no. Quindi, se sapete che c'è questo problema, ma risolvetelo, voglio dire io, eh. Ma che roba strana sto calendario. Ci vediamo domani con il numero 20.